Eccoci al video 3 del martinetto idraulico, quindi video 3 e abbiamo praticamente fatto 1, 2, 3, 4 pezzi e ci manca questo eccentrico, l'eccentrico 12 che si chiama eccentrico, è un tipo eccentrico. Allora andiamo a vedere come è fatto questo eccentrico. Allora, questo eccentrico è fatto in questo modo. Abbiamo un diametro di 15, ok. Dopodiché, in questo diametro di 15, qui in fondo abbiamo una chiave da 12, un quadro 12. E cos'è un quadro 12? Lo andremo a vedere successivamente. Poi qui abbiamo la parte eccentrica con una eccentricità di 4,5 rispetto all'albereno, ok, con un diametro da 24. Ok, quindi la prima cosa da fare è costruirci una circonferenza diametro 15 lunga 93. Quindi andiamo a fare, quindi questo qui era l'ultimo lavoro che abbiamo fatto nel video precedente. Ok, vediamo se sono attivo, sì, lo sono. Allora, uno nuovo standard IPT crea schizzo 2D. Andiamo a casetto, lo facciamo qui sotto, facciamo una circonferenza che non ho centrato, la centriamo quando diventa verde, è centrata ed è di, abbiamo detto di 15, quindi scriviamo 15, invio e mi pare che l'estrusione la facciamo tutta in basso dalla parte opposta di 93. Ok, allora questa parte è fatta. Allora, andiamo a vedere adesso che qui abbiamo uno smusso da 1 per 45 gradi e qui non ho nessuna indicazione. Qui io non ho nessuna indicazione. Quindi qui ce la inventeremo. Ok, innanzitutto allora facciamo l'1 per 45 gradi in alto, smusso di 1 per 45 gradi è fatto. Ok, sotto secondo me è una raccordatura, però non saprei come farla. Allora, a questo punto qui sotto abbiamo questa situazione fatta così. Prima di fare questa situazione che sia coerente con questa eccentricità, cioè che sia fatta in questo modo, non ha dal punto di vista dell'assieme nessun significato preciso. O sì, noi facciamola precisamente così, come si vede qui, la vediamo. Ok, quindi andiamo a pensare subito di fare l'eccentrico. L'eccentrico è posizionato. Allora, l'eccentrico è posizionato, quindi a 14 e poi viene estruso di 18, del diametro di 24, sfalsato di 4,5, quindi 14, 18, 24. Quindi io dovrò fare rispetto alla parte smussata un piano di lavoro, quindi crearmi un piano di lavoro rispetto a questo punto, tengo premuto, tiro verso il basso e scrivo, vedete che c'è un meno davanti, scrivo meno 14. Qua sopra creerò uno schizzo, ok, e procederò con un F7 a costruirmi un cerchio di diametro 24. La distanza, allora, verticalmente dovrò allineare questo con questo e distanziarlo di 4,5. Così mi chiede il progetto. Devo fare
4,5. Ok, e dovrebbe essere la misura esatta per distanziarlo. Concludo lo schizzo, chiedo di fare un'estrusione di 18, ok, di 18, ma dalla parte opposta. Ok, io ho creato il mio eccentrico. Tolgo la visibilità e diciamogli subito che lo facciamo in acciaio, anche lui inossidabile. Ok. Ora andiamo a fare questa analisi. Attenzione, l'eccentrico è una cosa molto importante in meccanica, e quindi merita qualche considerazione. Ok, allora qui abbiamo uno smusso di 45 gradi. Ok, però questo smusso di 45 gradi non è, vedete, su questo asse, ma è su questo asse. Quindi, cosa dobbiamo fare? Io farei così. Andrei a farmi uno schizzo. Allora, vediamo le misure dello schizzo. Sono a 12 salgo di 45 gradi, ok, e poi smusso. Quindi cosa mi crea? Un ferro da taglio. Faccio uno schizzo 2D. Vado a scegliermi questo schizzo qui, faccio F7, ok. Dopodiché proietto la geometria sia di questo che di questo, poi faccio uno smusso qui, ok, taglio questo, mentre aggiungo questo così e così, ok. Dopodiché faccio un angolo, cuoto questo angolo di 45 gradi e vado a mettere questo punto, vado a quotare questo punto da qui. Questo punto non me lo dà, questo punto non me lo dà, e quindi per trovarmi questo punto mi conviene tagliare. Taglio questa parte qui, ok, questo punto qui, e gli do la quota adesso che mi va da qui a qui di 12, se non sbaglio, o era sotto il 12. Attenzione, ma che casino è venuto fuori, non spaventatevi mai. Allora, 12 era il contrario, quindi 18, quindi quel mio 12 in realtà è 6, da come l'ho quotato io è 6, ok? Quindi questa misura qui è di 6, ok? Da qui a lì è 6. Questa gli diciamo che è orizzontale, questa qui è orizzontale, e questa qui vado a unirla qui. Potrei anche non farlo questo lavoro qui, però vado a far coincidere questo punto con questo. Tanto tutta questa parte qui a me non interessa, ok? È di taglio. Allora, a questo punto io concludo lo schizzo, chiedo di fare una rivoluzione di tutta quest'area, ok? Intorno a quale asse? A quello delle origini, in naturalmente sottrazione. Ok, se andiamo a vedere questo pezzo visto dall'alto, dovrebbe essere uguale a questo qui. Ok, giriamolo. Ok, vedete come un occhio. Ok, lo smusso. Ok, ci siamo.
Andiamo a fare adesso invece questa chiave 12. Cosa vuol dire la chiave 12? Cosa vuol dire? Vuol dire un bel casino. Vuol dire che qui sotto, dalla parte opposta, qui sotto, ok, io vado a fare uno schizzo 2D. Ok. Allora, vuol dire che io qui ho una situazione di questo genere. E ho una situazione tipo così. No, sbagliato prendere quel punto qui, mi si è vincolato. Allora vado a chiedergli di fare una. Una cosa di questo tipo ok, dove devo dire che sono devo dire che sono parallele questa con questa, che sono parallele questa con questa, che però sono perpendicolari, basta dire a questi due, ma dice che lo sono questa con questa. Si vede che ne era una all'origine e si è beccata tutte quante. Ok, allora se la chiave è 12 vuol dire che da qui a qui deve essere 12, ma anche da qui a qui deve essere uguale a questa, ok? Però attenzione che io da qui a qui devo avere 12 fratto 2. Poi, che è successo? Torniamo indietro un attimo. Questa misura deve essere uguale a questa fratto 2. Ah, ecco, ci siamo. Anche questa misura da qui a qui deve essere uguale a questa. Ok, rimane solo una cosa, che questo punto deve essere allineato verticalmente con questo. Allora diciamo che verticalmente questo punto, vedete che viene verticalmente viene orizzontale, quindi devo dire viceversa, orizzontalmente, vedete qui è giusto questo, con questo. Ok, completamente vincolata. Ok, ora vado a costruirmi un cerchio qui, non lo cuoto e vado a dirgli di. In una sottrazione, ok, una sottrazione a una distanza di 15. Ecco cosa è venuto fuori. Questo è venuto fuori. Ok? Questo. Ok, che deve essere coerentemente, giustamente così. Vediamo. E lo è. Poi qui c'è un raggio. Allora andiamo a inventarci un po' questo raggio qui. Qui, vedete, mi sembra arrotondato, ma non a mo' di raggio, a mo' di arco, come se ci fosse un arco. Per cui cosa posso fare qui? Posso inventarmi qualcosa, mi invento io qualcosa, mi invento di fare uno schizzo 2D su questo piano, ok? Faccio F7, poi mi costruisco un cerchio. Vediamo che mi va
tipo da qui a qui. Ok, questo deve essere però centrato e non lo è. Allora diciamo, andiamo a vedere orizzontale e verticale. Allora, se dico orizzontalmente, no, devo dire verticalmente. Verticalmente questo con questo. Poi gli do una misura, per esempio da qui a qui, diciamo 25, così per arrotondare, 25, e gli diamo un raggio, vediamo il raggio da dargli. Io gli darei questo raggio qui, che è questo diametro, che è, direi, facciamo 50, quindi sarebbe 25, devo dare 50, è 50, ok, no, 50 non va bene, do 51, perché sennò diventa proprio, eccolo qua. Poi cosa vado a fare? Vado a proiettare la geometria che avrei dovuto proiettare prima, questa geometria, anche questa, ok, e ora vado a fare un taglia, mi rimane questo, mi rimane quello lì, ok, e qui vado a crearmi un ferro fatto così, che mi va a finire qui, ok. Concludo lo schizzo, chiedo di fare una rivoluzione di tutta quest'area lungo l'asse all'invasione del gatto. Spero che non tocchi niente. Millo è tranquillo. Allora, devo fare una rivoluzione rispetto all'asse che sto selezionando in questo momento, questo qui, in sottrazione. Ok, andiamo a vedere come viene il nostro pezzo. Ok, più o meno ci viene come questo disegno, più o meno, ok. E accettiamo così, con quelle misure lì, perché non ho trovato le altre. Andiamo a vedere se qui ci sono altre misure. Non ci sono raccordi, non ci dice niente, ci dice solo che è una chiave quadra del 12. Ok, questo lavoro è terminato. Qui c'è però un raccordo, qui sotto c'è un raccordo che potremmo inventarcelo. Facciamo un raccordo raggio 2, vediamo. Quindi guardiamolo da qui sotto, gli diciamo che questo è un raccordo, se ce lo fa, raccordo raggio, diciamo 2, vediamo. Applica. Ok. Fatto. Il nostro pezzo, che quindi abbiamo qui fatto, si chiama eccentrico e lo salviamo col nome di eccentrico. Non era un semplice pezzo. Ok. E in questo video io metterei un altro piccolo pezzo e andrei a fare, quindi siamo al 47B1, li abbiamo fatti due. Tutti andiamo a prendere il 47C. 47C ci facciamo questo, il 22, che è il tappo, un altro tappo. E lo dovremo differenziare perché abbiamo già un tappo, lo chiameremo tappo 22. Allora, tappo 22 come è fatto? Abbiamo un diametro del 18, di estrusione 6, con degli smussi da 0,5, poi spinato. 18 6 0 5, quindi nuovo standard PT crea schizzo 2D qua sotto,
18, concludo lo schizzo, faccio una estrusione dalla parte opposta di 6 e vado a smussare punto 5 sia qui che qui. Applica, gli dico di farmi un materiale in acciaio inossidabile, poi gli dico che questa superficie è tornita. Mi ripeto che tornita non è vero, sarebbe spinata, ma non ho il comando. Spinato non me lo prende, zigrinato non me lo prende. Andiamo a vedere qui sotto che cosa c'è. C'è una parte filettata di 15 e poi c'è un diametro di 6. Quindi qui sotto la filettatura è 8, quindi in diametro 8 per 15. Noi facciamo uno schizzo, 2D qua sotto, diametro 8, concludiamo, estrudiamo per 15. Dopodiché andiamo a fare uno schizzo 2D qua sotto, facciamo un cerchio da 6, ok, e andiamo ad estrudere della quantità di 7. Estrudiamo per 7. Ok, ritorniamo a vedere e abbiamo, non abbiamo raccordi, qui non abbiamo nessun raccordo, qui non abbiamo nessun raccordo. Andiamo a filettare 15, ok, M4, ok, qui il pezzo sarebbe finito. Quindi andiamo a filettare M8. MA vuol dire che è filettatura normale, quindi diciamo di crearmi un filetto qua sopra. La faccia, poi lunghezza totale no. Lunghezza totale no, perché io lascerei quel millimetro, quell'offset di lunghezza è 10. Quindi era 15, direi di fare, lasciare un millimetro, faremo 14. Ok, la specificazione è una isometrica. 8, passo normale, applica. Ok. Fatto. E ribadiamo il concetto: 18, 15, 17, MA, F6, spinatura, stop. Ecco, questo pezzo lo salviamo, lo chiamiamo, quindi ok, lo chiamiamo tappo 22. Tra parentesi 22, salva, e questo filmato è terminato, vi rimando al successivo.